Buonasera, benvenuti a questa nostra diretta. Vediamo se mi sentite, se mi vedete, se va tutto bene. Chiedo, eh? Ecco qua. Soprattutto se mi sentite bene, perché questa credo che sia la parte più importante. Allora, intanto che vi collegate, mi permetto di spiegarmi un pochettino come avviene il tutto, perché so che me l'hanno chiesto da tante persone. Eccomi qua. Ciao Nunzia. Mi alzo un pochettino il volume. Vediamo un po'. Ecco qua, alziamo un po' il volume. Bene, ok, perfetto, ci siamo. Ciao Mirella, ok, ci siamo, ci siamo. Allora, intanto che vi collegate, com'è questa diretta, come avviene? Allora, innanzitutto posso cercare di spiegare come avviene. Come avviene? Io sono una viaggiatrice astrale, quindi con il mio corpo astrale vado nell'oltre, mi posiziono in questa, diciamo, una sorta di inizio, no? Come una specie di cancelletto dove arrivano le persone dall'oltre. Arrivano le persone dall'oltre e mi fanno vedere a chi devo dare il messaggio. Quindi in questa chat basta che mi indicate dove c'è il vostro nome e cognome. Ecco, quindi va benissimo un cuoricino, un ciao, anche come stai, assolutamente va benissimo, però diciamo che non serve la data, non serve nulla, perché le persone dell'oltre vi conoscono già, quindi non hanno bisogno di sapere se voi ci siete, chi siete, quando siete nati, eccetera, eccetera. Ok? Quindi in questo caso non è necessario nessun dato di nessun tipo. Una particolarità, sono loro che mi danno il messaggio, non sono io che posso decidere a chi darlo, ok? La parte ancora viene fatta dalle persone che comunque hanno bisogno di avere un messaggio loro. In questo caso sappiate che scrivermelo in privato, perché mi è già successo, non è equo per chi sta guardando la diretta e non ha ricevuto alcun messaggio, quindi non me lo chiedete poi successivamente in privato. Un altro discorso importante è che se volete approfondire le argomentazioni che tratto come viaggiatrice astrale, potete chiedermi allora questo sì su Messenger. Senza alcun impegno vi do le informazioni per quello che potrebbe essere un mio consulto. È sufficiente quindi in questa chat mettere anche un cuoricino di più e poi iniziamo. Ok, allora mi vedete bene, mi sentite bene, perché qua ho non so se mi vedete bene, ecco, quindi chiedo perché non riesco a vedere i commenti, quindi non so il perché, però insomma boh. Lo so, non riesco a vederli, quindi meno male che c'è dall'altra parte, invece riusciamo a vederli. Oh, eccoli qua i commenti. Meno male, perché mi stavo dicendo, boh, dove siete? Non ci siete più? Eccovi qua. Oh, eccoli qua, eccoli qua. Bene, iniziamo. Siete già 61, quindi direi che è un ottimo, ma un ottimo numero per iniziare. Vi chiedo di poter pensare un secondo alla sacralità di quello che stiamo facendo, no? Quindi, anche se mi vedete ridere, mi vedete scherzare, sappiate che comunque c'è una sacralità importante, no? Perché le persone vengono dall'oltre. E incanalano i loro messaggi, mi spostano lo sguardo
verso il vostro nome e cognome, solo il nome, quel che è la chat vostra, e poi vi danno il messaggio. Per fare questo, per riuscire ad avere un buon messaggio, dovete sapere che loro di là hanno l'amore, ok? Quindi di là hanno questo grande, grande amore. Dall'altra parte voi avete, come tutti, come me anche, la sofferenza per la loro perdita, ok? Quindi l'importante è che cerchiate, se potete, per almeno un secondo, vi chiedo un piccolo secondo, di poter pensare a loro, non perché li avete persi, non con l'esigenza di sentirli, ma semplicemente con il ricordo piacevole di ciò che loro sono stati per voi. Tenete nella vostra mente un ricordo bellissimo, un ricordo d'amore, i loro occhi, le loro mani, un loro abbraccio, il momento in cui vi hanno fatti felici nella vostra vita. Ecco, tenete caro questo ricordo in questa diretta, perché se voi riuscite a pensare con amore, parlate la stessa lingua loro e allora il ponte in questo caso si unisce e io riesco a darvi un messaggio e loro soprattutto riescono a darvelo, ok? Quindi possiamo iniziare? Allora, ok. Un altro, scusate perché lo stavo già guardando. Chi scrive la stessa cosa con in maniera compulsiva, ad esempio, non ho mai ricevuto un messaggio, non ho mai ricevuto un messaggio, non ho mai ricevuto un messaggio, non riesce a dare spazio agli altri, ok? Loro cercano di buttarmi l'occhio con la vostra chat. Vi chiedo con tutto il cuore di scrivere uno, due volte al massimo, non vi preoccupate, prova ad andare avanti e indietro con la vostra, col mouse sulle vostre chat. Ma non scrivete tante volte lo stesso messaggio perché più voi insistete, più loro non ve lo danno perché entra una sorta di sofferenza per voi troppo grande, no? E quindi non ve lo danno. Ma riempite la chat col vostro nome e non date lo spazio alle altre persone. Quindi vi chiedo veramente tanta, tanta buona volontà, tanto amore per il prossimo. Ok, iniziamo. Ok, ci siamo, eh? Lisa, Anna, sì, posso sentire la presenza degli animali? Assolutamente sì. Diciamo che però nel tuo caso, come vedi anche loro mi fanno vedere qualcosa, ecco, nel tuo caso posso dirti che questo animaletto è quello che io vedo. Sono diversi animali nell'oltre per te e lo vedo, tenete conto che sono in mezzo alla nebbia, quindi posso sbagliare con i colori, ma quello che vedo è ne vedo uno scuro, ok? E l'altro invece è a pelo medio-lungo, con sul chiaro e sullo scuro, ok? Ha questi due colori. Vedo tutte e due venire accanto a te, sono tutte e due gelosi uno dell'altro, veramente straordinaria questa cosa. E come si fanno sentire? Allora, innanzitutto si fanno sentire questi pelosi meravigliosi con
possono alle volte. È come se sentissi qualcosa nei polpacci, come se sentissi un brivido e in realtà poi sarebbe la loro coda, ecco. E diciamo che loro si fanno sentire così ed è veramente una cosa meravigliosa. Vengono anche perché hanno la riconoscenza, il benessere che hanno ricevuto e sono, che volevo dirti che stanno correndo, sono molto, molto, molto sereni e molto felici. Insieme a loro c'è questo signore, è un signore che comunque fa parte della tua famiglia, che ha avuto questa un po' di sofferenza, diciamo, non è stato benissimo, ed è una persona che si è sentito sempre un po' solo da questo punto di vista. Viene con questi pelosi. Per te, Lisa Anna, e ha trovato veramente tanto, tanto amore di là e si è sentito veramente completo. Ciao Francesco, ciao. Riesco a vedervi ogni tanto sì, ogni tanto no, perché giustamente siete veramente in tantissimi, no? E c'ho una lampada di sale che mi sta. Si sta muovendo, quindi se vedete da questa parte, se non erro, aspettate che ve lo faccio vedere. Ecco, no, di qua. Se vedete da questa parte, questa luce che si muove non è un effetto paranormale, ve lo dico subito, è semplicemente la rifrazione della lampada di sale che non so per quale straordinario motivo sta facendo questo lavoro. Molto probabilmente è perché la lampadina fa contatto, ok? A onor del vero, è giusto dirvelo, no? Ecco, ma credo che sia sufficiente che io la spenga. Scusate, la spengo un attimo perché se no non vorrei che desse. Ok, scusate, dei problemi. Boh, adesso non la vedete più. Se no sembra delle cose paranormali che poi non lo sono. Bisogna anche guardare queste cose. Caterina Serafini. Caterina Serafini. Devo scrivermi il vostro nome perché così cerco di non ripetermelo, perché alle volte può succedere anche questo. Caterina Serafini. Allora, Caterina, vedo per te questa signora. È una signora che ha dei fianchi un pochettino, un po' più leggermente importanti, ecco, voglio dirtela così. E questa signora viene che ha questo profumo, veramente ha un profumo di pane proprio, di casa, di pane, no? E il messaggio che ti vuole dare è un messaggio comunque molto bello, perché sa che stai, mi fa così, come dire, forza, perché stai attraversando probabilmente un periodo, e allora lei ti sta dando energeticamente tutta la forza di cui hai bisogno. La stessa cosa per te, Petra, eh? Forza, forza, sei molto più forte di quanto che se ne dica, ok? Quindi, come per Caterina, anche per Petra, ovviamente queste figure femminili che vengono da voi per entrambe sono qui a dirvi forza, forza, davvero forza, che va bene, ecco, si sa che c'è questo grande sole che è sempre stato forte in voi, questa solarità, anche comunque da bambine, fanno vedere voi bambine mi fanno vedere queste immagini proprio solari. Ecco, ti chiede Caterina, questa persona, di poter ricordarti di quanto tu potevi essere solare. E se riuscirai a fare questo, forse
Certo, i problemi ci sono sempre, però riuscirai, vedrai, ad affrontarli in maniera diversa. Questa signora mi dice che lei è riuscita ad affrontare gli ostacoli della vita, anche grazie a te e all'amore che ti portava. Ok. Ciao Sandra. Ciao Sandra Baffa. Capisco tua sorella. Allora, guarda, quello che posso dirti è che tua sorella è vicino a un'altra persona in questo momento, una persona che è della sua famiglia, quella che si è costruita, ok? Ed è per questo che magari ogni tanto ti sembra di non sentirla, ma solamente perché è un pochettino più vicina alla sua di famiglia. Ecco, quello che invece è sempre presente, tu lo sai, è lui. Lui è sempre presente, è una cosa costante che tu riesci a sentire in ogni momento. In particolar modo ti dico che lo senti anche in un momento particolare, no? Tutti potrebbero dirti quando vai a letto, quando sei a letto, no? Invece no, quello che invece mi fa vedere è che lui si fa sentire quando sei nel bagno, che ti stai lavando il viso, mettendo a posto il viso. Ecco, vedo lui dietro di te in quel momento lì, quindi si farà sentire in quel momento. Grazie, grazie mille a tutti delle bellissime parole che spendete per me. Innanzitutto ringraziamo anche Gaetano Vivo che ha permesso questo mio spazio in questa mia diretta, giustamente. Antonietta Benedetto. Mamma mia, Antonietta, sei la fotocopia spiaccicata di questo signore dietro di te. Mamma mia. Sei veramente uguale. Fai abbastanza effetto, direi. C'è quest'uomo che ha questo profumo. È un profumo dopo barba, sì, tipo a grandi linee, posso dirti Colonia Pino Silvestre, quindi andiamo molto in là come anni, no? Perché giustamente, ecco, non so, io ho 55 anni, quindi non so tu quanti ne hai, però Pino Silvestre era comunque una forma di profumo di dopobarba che avevano all'epoca, ecco, non è la stessa cosa, ma ci assomiglia molto come colonia, ecco. E questo signore ha questo profumo e viene vicino a te, si fa ricordare in questo modo e ti dice anche qualcosa di molto bello, ti dice che sei sempre nei suoi pensieri, è molto molto contento del tuo modo di essere così veloce nel poter fare le cose, ecco, cioè problema, ok, vado, faccio, lo supero. Veramente è estasiato quasi di questa tua prontezza e ovviamente ne è anche molto molto orgoglioso. Ecco, Antonietta Benedetto infatti dice, l'ho acceso anche io la lampada, può essere che qualcuno per me vuole dirmi qualcosa. Sì, infatti ti è capitato il messaggio. Abbiamo anche Katia Silvestri. Ciao Katia. Mirella che dice,
A Letizia dice basta, ripetere, va bene. Letizia te lo chiedo anch'io, nel caso basta ripetere. Ok? Ecco, vedete queste gentilezze inaspettate delle persone, ma quanto possono essere belle. Come dicevamo prima, se voi trasmettete amore e loro trasmettono amore, si crea un dialogo. È molto difficile avere per loro amore quando in questo momento la sofferenza del fatto che sono di là è molto forte. Ma c'è una sofferenza che sovrasta tutto e quello delle altre, ovvero quella delle mamme che hanno comunque i figli nella luce, no? Giustamente. Sabrina Pala, eccoti qua. Allora, Sabrina, devi sapere che è molto, 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 molto testardo, ok? E ostinato. Questo te lo dico perché non vuole stare lassù. Vuole stare vicino a te. Tu mi dici, che è una cosa bellissima. Se fosse possibile, mi piacerebbe avere un messaggio da mio figlio, sempre se può venire. Ecco, in realtà lui non va da nessuna parte perché è sempre perennemente vicino a te. Come fai a saperlo? Perché nella tua spalla vedo proprio che lui si appoggia energeticamente in maniera molto forte. E quindi quando senti un peso nello stomaco e un peso nella pancia, vuol dire che in quel momento con la spalla, unitamente alla spalla, è proprio lui che si fa sentire in maniera preponderante, perché il suo bisogno di farsi sentire da te è veramente molto, molto importante per lui. Ok, mi fa vedere una pietra verde, come se fosse uno smeraldo, quindi è una pietra veramente molto molto trasparente. Mi fa vedere anche una penna che scrive verde, un inchiostro verde. Ora, io sono sicura che questo non ti dirà niente. Ma se tu proverai ad appoggiare magari questa penna sul foglio, forse ti potrà sicuramente dire qualcosa. In questo caso io ti consiglio di poter contattare Anna Maria Squeri, che insieme a suo figlio Gianluigi, dall'oltre, ha imparato a psicografare i messaggi di suo figlio, di cui ci sono anche due libri che ne testimoniano, sono Il cielo mi aspettava ed Eccomi, eccomi, eccomi. Ti consiglio magari di guardarli. Ti ripeto, il nome è Anna Maria Squeri. E tanto il ricavato è tutto in beneficenza, non sto dicendo niente di incredibile, però ti aiuterà forse a comunicare assolutamente come ci è riuscita lei. Quindi chi meglio di lei può. Questo è meraviglioso, quindi ricordati la pietra verde, la scrittura con l'inchiostro verde, anche perché il verde è un colore che lui ama particolarmente, ma ti direi il verde acquamarina, ok? Quindi non il verdone dei prati, no, il verde acquamarina. Rosanna Catinella. Allora, Rosanna,
viene questa presenza femminile, questa signora, una signora molto, molto fine, molto perbene, molto elegante nella sua semplicità. Viene e mi fa un sorriso. Ed è un sorriso che non è mai, dice, io non ho mai riso sbagliatamente, ho riso, no, però ho sorriso tanto, questo sì. E il messaggio che ti dà è un messaggio molto bello, lo comprendo molto bene, quindi questo mi fa capire, Rosana, che nel tuo cuore c'è anche tanta, 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 tanto amore. Sento nel tuo cuore tantissimo amore. E con tutto l'amore che tu hai da dare, Rosanna, ecco che riesci a comunicare e a far comunicare loro nella maniera più bella, no? E che cosa vediamo, Rosanna? Vediamo che lei ti dice che c'è questa immagine di queste rose. Io sento anche il profumo delle rose e ti dice ci sono le spine, certo che ci sono le spine, e amore dice proprio le hai prese le spine, ma io capisco cosa vuol dire, però rimani sempre una rosa, ecco, quindi è una rosa che ha acquisito anche delle spine, purtroppo, ma rimani sempre una rosa, e quindi illumina col tuo profumo meraviglioso la tua vita. Raffaella Blanco. Ecco, hai presente, Raffaella, i terremoti? Ecco. Quindi, direi che un terremoto proprio. Ecco che non c'è un messaggio, ma ancora meglio un modo di essere, nel senso che dovresti sentire spessissimo queste folatine di vento fresco attorno a te, un po' di giramento di testa, che sai, rimani un po' così, dici sarà la cervicale. No, invece è lui che comunque è irrequieto e si muove di qua e di là, non sta mai fermo. Ecco, per la precisione, io lo vedo saltare da una parte e dall'altra nell'oltre in maniera molto giocosa, molto felice, però veramente un piccolo terremoto, non sta assolutamente mai fermo. Quindi te lo devo dire così il messaggio, perché è così che deve essere. Se stai un pochettino centrata, se riesci, ecco, ovviamente per te vale lo stesso discorso anche per l'altra signora, prova a contattare Anna Maria Squeri, però ecco, diciamo che se riesci a stare un po' centrata, sicuramente riesci ancora bene anche tu direttamente a percepire questa energia così frizzante, così incredibile, così vivace del tuo cuore. Perché il tuo cuore ovviamente e la tua essenza sono andati di là, nell'oltre, no? A proposito della tua essenza, mi dice, si tocca la testa e dice mi dispiace che sia così. Quindi se dovessi avere magari un po' di, non dolori nella testa, quant'altro, però il dolore, proprio il dolore che c'è, un dolore del cuore, quindi prende la testa e i pensieri, no? Ovviamente vengono i pensieri, non ti parlo di un dolore fisico, ovviamente, ma di un dolore appunto di cuore spirituale che prende tanto tanto il pensiero, ok? Quindi sappi che lui ti sta guardando. Ok. Abbiamo Maria Maddalena Marcone.
Allora, Maria Maddalena, si sa che c'è questa espressione che tu hai che, scusa l'espressione dialettale, ma rende bene l'idea, no? Sembrate fatti tutti con lo stampino dalla parte del tuo papà, avete impresso questo bellissimo sorriso che vi, proprio a guardarvi, proprio riempie il cuore, no? C'è questa presenza maschile che viene appunto dalla parte di tuo papà, che è veramente qualcosa di straordinario, a parte che è di una bellezza incredibile, però sorride, ecco, quest'uomo mi sorride, io, caspita, quasi dimentico i miei di problemi, no? È veramente un uomo straordinario, mi dice, siamo sempre stati tutti così e direi quasi dei playboy. Sto scherzando, assolutamente no. Hanno avuto anche tanta sofferenza e lui ha avuto tanta sofferenza, ha avuto pochi soldini, tesoro, quindi un uomo che ha fatto veramente dei grandi sacrifici per la sua famiglia, ha incontrato la sua mamma e tutta la sua famiglia che le mancava tantissimo perché la maggior parte sono comunque morti giovani, quindi rivederli di là, dice, è stato veramente qualcosa di bellissimo. Non pensare a me come una cosa, cioè vede che pensi che loro sono di là, quindi è una cosa come buia, che non ci sono più, invece non è così, c'è tutta una vita nell'oltre, e a piacere che tu abbia questi momenti di grande felicità per loro, perché loro cercano di trasmetterti l'allegria proprio che hanno di là. Grazie Mirella per il tuo lavoro, lo dico anch'io. Grazie Mirella. Ok, arrivo, perché sono loro che mi fanno cadere l'occhio, eh? Mi fate ridere con i messaggini. Ok. Rosanna Catinella, ti ho dato il messaggio, davvero? Sai che non me la ricordo nemmeno, perché sono come un po' di qua, un po' di là. Ti ringrazio tanto per questo feedback, dice, grazie di cuore, era sicuramente la mia mamma che ho perso a gennaio, la amo tantissimo, mi manca incredibilmente, io prego sempre per lei. La tua mamma è vicino a te, ok? Valentina Zanni, non c'è bisogno che mi dai la data di nascita, non si... basta solamente un cuoricino, non è cartomanzia, e è così. Ok, Giada Tarolla, ok? Giada Tarolla, eccola qua. Ok. Viene questa, c'è una nonna, viene una nonna da te Giada, perché proprio viene da me e mi dice sono una nonna, sono questa nonna che poco ha visto questa bimba, no? Chiama così, però dice che... Sì, dice che davvero somigli tanto, tanto, tanto al papà, però per fortuna hai preso la forza di tua mamma e questo è una grandissima dote, è un qualcosa che ti aiuterà tantissimo. Lei è sempre stata una...
dice, non so se te lo hanno detto, ecco, raccontato, ma sono stata sempre un po' debole su tanti punti di vista e questa mia debolezza, per nasconderla, ha fatto sì che io diventassi forse un po' troppo severa, troppo chiusa, ok? E alle volte era per me più facile un po' chiacchierare piuttosto che affrontare un po' i problemi. Vede che non è così per te, che sei una personcina veramente tanto sincera e questa tua sincerità alle volte può fare tanto male, ma sicuramente ti dà più realtà nella tua vita. Dice complimenti, ecco. Davvero, Maria Esposito, sono veramente dei bellissimi messaggi. Allora, ovviamente Maria Esposito, mi è caduto l'occhio. Davvero, Maria. Ascolta, Maria, ecco, qua invece abbiamo, voglio incontrare, abbiamo tu che assomigli moltissimo alla parte femminile, no, della tua famiglia. Arriva questa donna bellissima, veramente molto bella tra l'altro, ha un viso che sembra quello delle modelle, davvero, di altri tempi, ma una modella, ok? E Maria Esposito, quello che dice questa signora è un qualcosa di veramente molto bello, nel senso che dice noi, proprio per albero genealogico, abbiamo sempre dovuto portare i problemi degli altri, quindi dalla parte maschile, no? Quindi tutte voi donne dal vostro albero genealogico, dice, noi abbiamo sempre dovuto portare i problemi che ci hanno dato le persone che abbiamo scelto, no? Maschili del nostro albero genealogico, si dice così. Quindi anche tu sei così, no? Anche tu veramente stai portando gli ostacoli, i problemi nella tua vita che riesci comunque a superare, riesci assolutamente sì, però è una sorta di peso comunque, ecco, una sorta di piccola croce, no? Che fosse data da te, sai, la sopporti anche un po' meglio, ma visto che non è data da te, ma è data dagli altri è un po' più faticosa, ok? Tenendo conto che però riesci lo stesso benissimo, e quindi avanti così, Maria Esposito. Allora, Mirella Greco ha ragione, dice prima di scrivere è importante conoscere i temi della diretta. Scusate, faccio una piccola premessa perché l'ho fatta all'inizio e giustamente chi non era ancora collegato non può sapere come funziona. Dunque, io sono una viaggiatrice astrale, con il mio corpo astrale vado nell'oltre, come faccio i viaggi nelle vite precedenti e quant'altro, proprio viaggiare nel vero senso della parola. In questa nostra diretta faccio solo in questo giorno, in questa serata, i messaggi dell'oltre. Cosa vuol dire? Che io vado nell'oltre, mi posiziono a una sorta di cancelletto per dire meglio, e in questo cancelletto arrivano loro e mi dicono loro, e solamente loro, è insindacabile giudizio, a chi devo dare il messaggio. Ecco, in che modo, no? Quindi possono darmi un messaggio descrivendosi, possono darmi un messaggio descrivendovi dei colori, in tanti modi, ok? Sono loro che me lo danno, io non posso decidere in alcun modo a chi darlo o come darlo. Se dopo le dirette mi scrivete, come è già successo su Messenger, per chiedermi un messaggio,
sappiate che dopo le dirette io chiudo i canali e non vedo, non sento più nulla, quindi, ma non sarebbe nemmeno eco con tutte le persone che sono qui ad aspettare un messaggio, no? Se io potessi dare tutto in privato e sarebbe inutile fare una diretta, già che ci sono, rispondo da lì, ma farei anche solo quello, ma sarebbe impossibile e poi sarebbe poco sacro rispondere con un messaggio. Stiamo facendo qualcosa di molto importante. Se invece avete desiderio di sapere cosa sono i miei viaggi astrali, fare un viaggio nelle vostre vite precedenti o vedere di fare un viaggio con me un po' di tempo con me, allora questo sì, potete chiedermi senza impegni e informazioni e io vi rispondo come avviene un consulto, ok? Bene, in questa diretta basta un cuoricino o basta un ciao anche. Non importa date, niente, perché tanto sono loro. Ecco l'Ortensia Tani, ti avevo già visto prima. Oh, sei? Ok, Ortensia. Sì, ma lo sa? E allora, tuo papà innanzitutto viene da me e quello che mi dice è che... cioè, dice, io faccio tanti bei respiri, cammino, mi soffermo a vedere... Il mare, sento la brezza del mare, sento il profumo del mare, cammino sulla spiaggia. Ovviamente tutto quello che sta facendo, come voi sapete, o se non lo sapete ve lo dico, nell'oltre è come qua, solo tutto molto più bello. È che le persone che non sono state bene o hanno subito un colpo improvviso, quindi con questi dolori per il trapasso, quando arrivano di là, che stanno così bene, che si sentono così bene spiritualmente, no? Però loro hanno in memoria ancora quello che era la sofferenza o la malattia, quindi ce l'hanno in memoria, ma non ce l'hanno davvero e quindi si sentono liberi, si sentono felici, si sentono appagati e quest'uomo mi dice io respiro, respiro l'aria. Ed è bellissimo perché sento la sabbia sotto i piedi, riesco a sentire questo profumo meraviglioso del mare e vivo proprio con il rumore delle onde del mare. Quindi se hai voglia proprio di sentirmi, di avermi più vicino, allora dice perché non vieni un po' al mare e mi porti con te come pensiero? Ti metti lì. Sulla spiaggia, cammini a piedi nudi sulla spiaggia e se senti il rumore delle onde del mare e mi annusi l'odore del mare, il profumo del mare, ecco che in quel momento io lo sto facendo insieme a te e siamo vicini. Giada Tarolla, ti ringrazio tantissimo di questo feedback che mi stai dando. Dice grazie alla mia nonna da parte paterna. Mi sono commossa perché veramente ha ragione. Grazie infinite. Questo feedback io ve lo chiedo non per esaltare me, guai al mondo, ma per far capire agli altri che ci seguono che loro veramente esistono. Ed è una cosa bellissima, ok? Sì. Allora, Luciana Fuselli, volevo dirti che... oh, santo cielo, un po'... Ok. Luciana Fuselli, allora, innanzitutto, quello che io sento tantissimo di quest'uomo è il profumo sento quasi il profumo di funghi, se ti dovessi dire. Ecco, un uomo veramente... A contatto con questo bosco, questa cosa naturale, quell'incontrario della persona di prima, diciamo, io vedo molto le montagne, no, in questo caso. Quello che ti posso dire è che è ancora fortemente vicino a te. Lui si fa sentire in maniera molto materiale, e per materiale intendo dire per
Sì, anche appunto le lampade, le lampadine, no? Che dicevamo che si spengono e riaccendono. Allora, Luciana Fuseli, sappi che per quanto riguarda il tuo papà, ecco, se praticamente si svampano le lampadine, vedrai che cominceranno ad accendersi e spegnere, accendersi e spegnere, fino a quando troverai questo, che si svampano. È la sua maniera per dirti che c'è. Ed è una cosa veramente bellissima che sta facendo, ecco, perché ha bisogno con tutto il cuore di farti capire che lui c'è, perché sa che sei una persona, dice, molto materiale, molto terra terra, cioè nel senso che non sei come Tommaso, ma insomma, ecco. Quindi lui preferisce mostrarsi a te facendoti vedere veramente, no, che cosa sei, che cosa c'è dentro questo mondo meraviglioso che è l'oltre, ok? Poi abbiamo Ilaria Boccalini, scusate, cominciano ad andare veloce perché il tempo a nostra disposizione è un po' tiranno. Volevo dirvi che poi da agosto, fine agosto in poi, io avrò il sabato e quindi il sabato farà un orario molto più comodo, che è dalle 9:30 fino alle 11, quindi abbiamo un'ora e mezza insieme, no? Quindi praticamente da settembre, mettiamo così, da fine agosto in poi, a questo orario molto molto più comodo. Per adesso invece abbiamo questo e è già, secondo me, è già qualcosa di tantissimo. Abbiamo detto, Ilaria Boccalini, che c'è questa presenza, è una presenza giovane dall'oltre. Una presenza femminile, giovane. Vedo questi capelli chiari, un po' mossi, coi boccoli, un po' coi boccoli. E con la sua catenina al collo, vedo i particolari degli orecchini e vedo anche che mi fa così, che significa che vuole farti sapere che lei ha avuto questo dolore grande, però poi questo dolore passa, non c'è più niente, non c'è questo dolore. E se potrà fare qualcosa per toglierti questo dispiacere che tu hai, essendo che questa è una persona che fa parte comunque del ramo della tua famiglia, ecco, se può fare qualcosa per toglierti un pochettino questo dispiacere che tu hai nel tuo cuore, siamo una chat privata, quindi sarò molto vaga. Vedrai che ce la farà energeticamente ad aiutarti ad avere tutto un po' di aiuto, ok? Maria Esposito, ti ringrazio anche te per questo feedback. Quanto è vero questo, Nicoletta, grazie. Sicuramente la mia bellissima mamma. Bene per te. L'importante è che abbiate un po' di amore nel cuore, ok? Perché è quello che a me interessa e soprattutto è quello che interessa a loro. Elena Capannolo. Ok. Elena Capannolo. Elena Capannolo, per te viene questo signore, un signore che ha un vocione, ha la voce proprio, ha la voce bella cicciona, così come la te la sto facendo. Ed è simpatico, è un signore veramente molto simpatico, perché proprio viene da me e mi dice, ecco, capisco che vedo che mi dice ciao bella signora, ok? Quindi è anche molto, veramente molto galante, molto simpatico. E viene da te, Elena, facciamo, ma come sono contento, si vede che non gli succede sempre di comunicare, no? Da questo punto di vista, quindi lo vedo molto. Così, è proprio anche bello, ok? Viene da te per dirti che tutti questi dispiaceri, questi dolori che ha avuto, anche lui sta dicendo di là, non c'è nulla di tutto questo, c'è semplicemente
Un grande sole, ecco, mi fa vedere un grande, grandissimo sole, quei soli caldi, quei soli d'estate, quei soli che, ah, che ti danno proprio un benessere solamente a vederli. E Dio voglia che arriva un po' di sole con tutta la pioggia che invece qua sulla nostra terra, noi vivi, vivi sono loro, però vabbè, che non abbiamo perché veramente piove continuamente. La particolarità ancora che mi dice... Che c'è un piccolo bambino, piccolino, piccolino, piccolino con lui. È molto piccolo, quindi probabilmente non è un bambino nato. E questo signore ti dice anche lui che lo sa che ci sono dei problemi, no? Lo percepisce, ma sa che sei comunque forte. Sa che sei comunque una persona che si ingegna molto e che sicuramente pian pianino riuscirai a mettere tutti al proprio posto. Ti ho fatto? Non lo so. Allora. Che carina, Francesca Paola, dai un abbraccio tu a tuo marito, che peraltro ha, è bellissimo, ha un viso veramente bellissimo, cioè ha uno sguardo con degli occhi che sono veramente ti incantano. Quello che ti posso dire è che invece lui cerca di fare tutte le manifestazioni che possibili. Per farsi capire tanto quanto quello di farsi sentire nel letto, no? Quindi sente quando tu senti questo strano peso nel letto o le lenzuola che le senti strane, no? Ecco, sappi che lui energeticamente proprio ti dorme accanto, dorme tutte le notti, ok? E ti sta veramente proteggendo. E sta facendo questo percorso insieme a te in maniera da poterti dare tutto il balsamo possibile affinché tu possa riuscire a superare un pochino più velocemente questo grande dolore del distacco da lui. Grazie a te, Artensia. Ok. Luciana Fuselli, grazie di questo tuo feedback. Mi dici sì, lui è un uomo di montagna, in effetti sì, è proprio sì, sento proprio il profumo di funghi. Lo sento quasi ancora, a dirti la verità. Abbiamo... Grazie, grazie. Abbiamo Moni Corretti, grazie comunque anche della Moni Corretti. Eccoci qua. Moni Corretti, hai un grande cuore. Veramente un grande cuore, ma alle volte quando si è tanto, me lo sta dicendo quest'uomo, un uomo magro, fatto bene, molto alto, atletico, ti direi della tua famiglia, mi fa così, come dire, non ci siamo conosciuti tanto, Però lui ha avuto tante persone che lo hanno come, sono stati amici, ha avuto degli amici, parla difficile, ha avuto degli amici che lo usavano un po', no? Perché magari aveva un buon posto, oppure perché aveva delle buone conoscenze, ecco, dice non fare il mio stesso errore, brilla di luce propria, brilla di luce propria. Ma fai vedere quello che hai dentro, che è molto importante.
ed è una cosa che proprio te lo dice facendo questo gesto dentro di te, tira fuori quello che hai dentro di te, perché è veramente importante. Abbiamo Paola Sismonda. Ti ho fatto? No. Paola Sismonda. Eccola qua. Paola, mamma mia, che donna meravigliosa che hai, che viene dall'oltre. È una donna carinissima, un pochettino ti assomiglia anche. Posso dirti che lei è sempre stata anche un po' sensitiva, no? Come in un certo senso lo sei anche tu, e credo che tu lo sai questo. E ti ha regalato proprio questa sensitività per la quale il tuo istinto primario è quello più importante in assoluto e che ti farà veramente avere successo sempre nella vita. Cerca di tenere a mente sempre il tuo istinto primario, quando conosci le persone, come quando conosci anche gli animali, perché no? Quindi quello che più è vicino a te è quello migliore. Certo, non è sempre facile, assolutamente, perché poi la mente gioca anche a sfavore, no, di questa tua sensitività, però ecco, ti viene consigliato da questa donna, come lei un pochettino faceva. Però nel tuo caso tu hai delle buone possibilità di poterla sfruttare al meglio, quindi prova magari a leggere dei libri, prova magari a fare degli esercizi, non so se li fai, ecco, però questo è un pensiero mio, non di questa persona che comunque ti dice che hai queste doti e quindi di poterle tirare fuori al meglio, fidandoti sempre, questo è un bel consiglio che ti dà, fidandoti sempre del tuo istinto primordiale, ok? Il primo in assoluto. Spero che vi siano piaciuti. Ciao, una porta. Spero che vi siano piaciuti questi nostri messaggi. C'è da dire che non è facile perché abbiamo veramente questo pochissimo tempo, ormai sono pochi minuti ancora per noi. E vedo tutti i vostri cuoricini veramente meravigliosi. Posso dirvi per concludere, per chi non ha ricevuto messaggio, che dall'altra parte loro sono veramente straordinariamente nell'amore più puro. Non c'è nessuno di là che sta male, non c'è nessuno di là che è solo. Sono talmente tanto impermeati di questo amore puro che loro quando arrivano mi portano anche a me, che li canalizzo, un grande sorriso nel cuore, no? Un benessere incredibile che spero di essere riuscita, o spero almeno in parte, di aver dato anche a voi. Per concludere, perché lo devo ridire, perché lo ridico? Perché purtroppo dopo le dirette siete tantissimi che mi scrivete su Messenger per avere quel messaggio che io non ho dato in diretta. Tenete conto che se io dovessi dare questo messaggio su Messenger non sarebbe equo per tutte le persone che non l'hanno avuto. E tuttavia non è così che funziona, no? Magari si potesse con un messaggio avere una risposta, no? Ecco, però non funziona così, c'è qualcosa di molto sacro che noi siamo andati a fare stasera e che continuiamo a fare anche in questo gruppo. Quindi vi chiedo di non scrivermi su Messenger dopo per chiedermi un messaggio, perché ha poco di sacro fare questo e io non potrei comunque darvelo perché dopo le dirette chiudo i canali e non vedo e non sento più nulla come è giusto che sia. Se avete bisogno, avete voglia di avere un consulto, sapere come funziona un viaggio astrale, potete scrivermi in privato e senza impegno vi do tutte le informazioni, ma ricordatevi che sono una viaggiatrice astrale e che non posso chiamarli a mia discrezione, ok?
Quindi è importante perché se volete parlare con qualcuno di specifico, io non posso chiamarli. Abbiamo finito il nostro tempo, noi ci rivediamo qua a fine giugno, se non erro il 27 di giugno. E nel frattempo vi ringrazio, ringrazio quelle persone dell'oltre che sono venute, voi, di avermi fatto compagnia e di aver unito insieme a me questo circolo d'amore. Alla prossima, grazie mille a tutti voi.